ragazzi, ben ritrovati alle chicche formative. C'ho la nana che sta abbaiando perché oggi parliamo di il consulente giocoliere. Però sto usando le sue palline per farlo capire, quindi la reclama. Va bene, una te la butto. Allora, io non sono capace di fare quella roba lì. Infatti, cosa succede? Succede che le palline cadono a terra, ok? Allora, il consulente giocoliere è quello che lancia... quanto mai ho deciso di usare le palline della nonna, adesso non mi molla più perché devo giocare con lei. Allora, il consulente giocoliere lancia le palle in aria continuamente, però ne lancia troppe. Oh, scusate un attimo. Allora, basta, ne lancia troppe, quindi fa troppe iniziative. Fa un salotto, poi dopo fa un'altra cosa, poi fa un'altra roba ancora, poi lancia delle robe, poi parla con la gente, poi fa una cosa culturale, poi fa una sponsorizzazione al golf, poi fa. Ieri parlavo infatti con un consulente che fa coaching e alla fine dell'incontro quello che è venuto fuori è che ha lanciato talmente tante palle in aria che poi gli sono cadute quasi tutte per terra. Cioè, la conclusione, il poter andare dal cliente, quindi poi in qualche modo sedimentare, concretizzare le operazioni, viene a mancare nel momento in cui continui a lanciare palle per aria, cioè lanci troppe iniziative. Quindi le iniziative devono essere mirate e poi concretizzate. E poi si passa alla palla successiva, quindi mirare, sparare, cioè puntare, mirare, sparare. E andare a raccogliere poi il fagiano, perché se tu puntare, mirare, sparare e poi il fagiano lo lasci lì e vai a puntare, mirare, sparare a un altro, a un germano, a quel punto arrivano le volpi e ti mangiano tutto, ok? Quindi bisogna stare molto attenti che quando, anche nel business coaching, quindi qua si fa puntare, mirare, sparare, poi però se tu non vai a raccogliere passano le faine, ti mangiano tutto, quindi bisogna comunque passare anche all'incasso, perché se no le operazioni diventano troppe, diventano sincopatiche, diventano troppo accelerate e tu butti troppe palle in aria come fanno i giocolieri. Però i giocolieri molto bravi, si allenano tantissimo per fare questo gioco delle palle, prenderle tutte. Se tu non sei un giocoliere esperto, e i consulenti finanziari non sono dei giocolieri esperti in questo senso, è inutile aprire tutte ste porte, perché poi se non le chiudi mai, le correnti d'aria le fanno sbattere, ok? Ci siamo? Questa è una chicca formativa dedicata a il consulente con cui ho parlato ieri, ok? Che lo ringrazio per avermi fornito lo spunto della chicca formativa di oggi, e dedicato a tutti i giocolieri, i consulenti giocolieri. Quindi, per cortesia, puntare, mirare, sparare e poi andare a raccogliere il fagiano, perché se no passa la volpe e te lo mangia, ok? Ci siamo? Ciao, a domani!